Sto effettuando il reso, la sostituzione di questo oggetto che ho comprato su Amazon perché mi sono accorto che fa una cosa molto strana che mi dà molto fastidio. Praticamente dovrebbe essere un treppiede che sta fermo, immobile, in quanto treppiede. Però la testina qua ha iniziato a fare così. E mi dà un sacco fastidio. Quel treppiede è ancora in garanzia, nel senso che l'ho comprato meno di un mese fa, quindi posso cambiarlo gratis, credo. E dico credo perché in realtà sono a cavallo, nel senso che ho richiesto la sostituzione in tempo nella garanzia, ma me la fanno quando è già scaduta, quindi non so, magari mi trovo che ne devo pagare due, ma spero di no. L'unico inconveniente di questa sostituzione è che devo stare qualche giorno senza avere il treppiede che uso sempre. Quindi adesso sto usando il braccio e basta per evitare di andare a danneggiare il treppiede proprio adesso che me lo devono sostituire. Quindi non lo so. Spero facciano in fretta a sostituirmelo. Ancora non so né quando me lo vengono a prendere né quando me ne riportano un altro. Adesso sto andando al mercatino di mia mamma perché quando mi si sono rotti gli occhiali mi è venuto in mente che ci avrei potuto fare uno scherzo. Però purtroppo il mio ottico, come sapete, se li ha tenuti. Per cui sto andando a vedere se al mercatino di mia mamma ci sono degli occhiali da vista che posso far finta siano i miei per fare questo scherzo. Il problema principale di oggi è che è l'unico giorno buono che abbiamo per filmare Relative, perché domani danno pioggia e lunedì saremo a Milano. Per cui o oggi o mai più. Soltanto che Tonno dorme! È tipo l'ora di pranzo adesso. Io sto andando a comprare gli occhiali per poi andare in centro a filmare. Senza assolutamente avere idea di dove sia Tonno e senza avere la minima idea se Tonno verrà o no. Ho chiesto a sua sorella di svegliarlo, ma sua sorella non vuole perché ha paura che lui si incazzi. E quindi io sto aspettando che la sveglia biologica di Tonno faccia il suo sporco lavoro e lo tiri giù dal letto. Però, non so se ce la faremo. Svegliati, Tonno! Provo con la telepatia. Noi dobbiamo andare lì, esattamente qui. Questo vedete, interscambio, il mercatino di mia mamma, dobbiamo arrivare lì. Adesso ho appena notato da qua, non l'avevo mai visto, questa cosa molto antipatica che non capisco. Allora, ci sono dei disegni veramente molto belli fatti sul muro e sopra ci hanno scritto fuck street art, no street art. Quindi che senso ha andare a rovinare dei disegni artistici belli, criticandoli perché sono street art, scrivendo comunque sul muro no street art? Non lo so, è tipo Inception. No, vabbè, da questo ponte si scoprono cose spettacolari. Sul tetto di questo edificio, che credo sia una specie di pub, c'è una vecchia mitragliatrice o una finta mitragliatrice con un finto omino che sta sparando al cielo. Prego. Opzione 1, opzione 2. Direi che andiamo di questi qua, più alla Yotobi. Sembra un secchione. Potrei regalare una sveglia a tonno. Ciao mamma. Puoi anche guardarmi quando mi saluti. Ma mai! Ciao. Ma come mettere? Sì. Ciao Nes. Ciao. Qui potete vedere da più vicino il misfatto. Qui potete vedere un altro esempio del misfatto. Adesso vado in centro dove dovrei incontrare Tonno e aspetto che resusciti. Ancora nessuna notizia da Tonno, lo aspetto seduto qui, prima o poi si sveglierà, spero. È ormai l'una di pomeriggio e finalmente Tonno si è svegliato. Era ora, mi si stavano congelando le chiappe. E adesso sto andando a incrociarlo, pronto ad ammazzarlo di botte. Tu non sei Tonno. Tu non sei Tonno. No, non sono Tonno. Dove hai messo Tonno? L'ho mangiato. Tonno. Oh, un cretino! Sono scemo. È stato divertente.
È stato divertente distruggerli. Sì. A fare il video di Relative mi sono sfregiato e sta uscendo copioso sangue. Sono uscito rotto da questo video. Anch'io sono uscito rotto. Ma tu sei nato rotto. Ah, ragione. Mi sento spiato da un tonno. Sono tornato a vederci. Abbiamo finito le riprese. No, e dai, è arrivato il nostro amico Kaz insieme a suo cugino. Ciao. Ciao Kaz. Ciao Nelson. Che e quindi quella volta lì aveva preso pallina. A stasera. Ciao. Ciao. Oggi sono andato a mangiare giapponese, no? Con Tonno e Francesca. E quindi, come ogni volta che vado al giapponese, biscotto della fortuna è che si è già distrutto dentro il coso, quindi non faticherò a rompere. Ragazzi, è il più stupido che io abbia mai trovato. Non ho parole per descriverlo. Di solito almeno ci provano a darti una massima di vita, un consiglio o qualche cosa che si avvicini a un oroscopo. Ben masticato e mezzo digerito. Sto pian piano perdendo la fiducia in questo mondo e nel genere umano. Per fare questa ripresa come treppiede sostegno sto usando lo stendino. Stavo quasi per dimenticarmi una cosa molto importante. Saluto la gente che mi segue da Londra. Si è addormentato il bimbo. No. No, sì. Ho sognato che mi portavi una coperta. Però era più corta. Ho svegliato alle 7:30. Buonanotte. Da quando è che questa casa è diventata un hotel? Oh. Non riesco mai a capire quando è che hanno finito di cuocere. O li cuocio troppo poco e sono ancora tutti non scoppiati, oppure li cuocio troppo e sono tutti bruciati. Mai riuscito a farlo giusto. Come si fa? Sono rotto le palle. Ah, brucia. Ma Nelson, ma mangi tutti i giorni popcorn? Sì. Problemi?